2015, a 70 anni dopo la fine della guerra, chiamiamo transizione, probabilmente non avrebbe incontrato concettualmente l'adesione dei resistenti di allora, del 1945. Transizione evoca un passaggio da una condizione ad un'altra, sollecitando e favorendo l'attenzione soprattutto sul punto di arrivo. Transizione dalla guerra alla pace, transizione dalla guerra civile alla ricostruzione, transizione dalla dittatura alla democrazia, da un regime politico ad un altro, da un sistema di alleanza ad un altro. Transizione è uno sguardo storico rivolto soprattutto al dopo, all'esito piuttosto che al processo. Transizione riassume nell'approdo il ventaglio delle possibili opzioni e tende a distrarre, a mio modo di vedere, rispetto al momento, al qui ed ora dei comportamenti, delle decisioni, delle scelte. Il 1945 dei resistenti, il 1945 di coloro che uscivano dalla guerra e non sapevano cosa li attendeva nel dopoguerra, non è una fase transizionale, scusatemi per il pessimo neologismo, è certo un momento di passaggio, soprattutto si auspica sia una rottura netta col passato. 1945, cioè il momento della liberazione in atto, no? Il momento in cui si spera, frasando quello che scriveva Silvio Trentin, che dopo aver vinto la guerra si possa vincere ora la pace, ciò che è forse ancora più importante e difficile per molti aspetti della vittoria sulla guerra. Vincere la guerra era stato l'imperativo del 1943, quando si erano impugnate le armi. Figura emblematica potrebbe essere quella di Ferruccio Parri, tra le tante da ricordare, anche diciamo in onore dell'Istituto Nazionale che organizza questo convegno, il Ferruccio Parri che nella prima fase dà l'assoluta priorità alla lotta armata e sarà poi ciò che condurrà nella polemica spesso a rappresentare Parri quasi come un tecnico, come semplicemente una sorta di militare. Impugnare le armi non era una decisione facile da prendere. Certo, gli italiani sapevano sin dall'inizio, o comunque diciamo potevano scommettere sulla vittoria, sapevano, dicevo, a differenza di altre resistenze in Europa, penso ad esempio quella francese, ma gli esempi si potrebbero moltiplicare, che la guerra sarebbe stata vinta all'altezza, diciamo, di quel periodo della campagna della guerra in Europa. Era legittimo per gli italiani che facevano questa scelta attendersi una vittoria finale. Ma l'assunzione del rischio e della responsabilità della guerra partigiana significava comunque affermare una volontà di riscatto degli italiani prima che dell'Italia per gli oltre 20 anni di fascismo, per le responsabilità del regime nello scatenamento della guerra, per l'alleanza con la Germania nazista. Di più, in quella volontà di riscatto si celava una volontà di rottura, direi la ricerca di una disperata possibilità di rottura, certo col passato fascista, ma più in generale con tutto ciò che aveva reso possibile il fascismo. Potremmo dire che obiettivamente con quanto di fascista c'era nella società e nella storia italiana già prima del fascismo. È in questo senso che Vittorio Foa nel 1943 poteva considerare l'occupazione tedesca come un grandissimo bene per l'Italia, come scriveva. Perché l'esperienza della guerra e dell'occupazione accomunava finalmente gli italiani agli altri popoli europei. Per questo il giornale del Partito d'Azione poteva scrivere in quella stessa fase: siamo anche noi come loro. Cioè anche gli italiani potevano alla fin fine prendere le armi e lottare, come già avevano fatto, stavano facendo i francesi, i greci, i jugoslavi, i danesi e via dicendo. L'opzione per le armi è dunque il riflesso della volontà di riscatto ed è anche l'espressione del non poter fare altrimenti, perché si tratta di una disperata necessità, è il punto d'approdo di un distacco dal fascismo e anche nello stesso momento di un'assunzione di responsabilità l'una e l'altra che avevano dovuto maturare nel tempo, che nelle
l'esperienza della guerra, avevano finalmente trovato il loro innesco. In questo senso io direi che il 1943 è, ma nello stesso momento non è, l'anno zero della guerra partigiana. Lo è se assumiamo come momento periodizzante la formazione dei primi gruppi che si propongono di combattere. E ricordiamo che la prima banda partigiana nasce nell'Udinese, presso la zona di Fenis, tra il marzo e aprile del 43, quindi prima, diciamo, delle date che noi siamo tradizionalmente abituati a ricordare. E l'anno zero, anche se lo misuriamo sulla base appunto del gesto di pugnare le armi, ma non lo è a mio modo di vedere se ci interroghiamo sulle modalità che conducono a decidere la costituzione delle bande. Non lo è se ragioniamo anche delle ragioni che spingono, cioè, i singoli lontani dal regime e verso l'opzione di combattere. In questo senso io credo che andrebbe colta la resistenza prima della resistenza, per così dire, cioè il percorso dell'esperienza che nei mesi e negli anni precedenti prepara e predispone alla scelta, che non si consuma, non è il fuoco di un istante, non è un fiammifero che si accende improvvisamente al momento della scelta. Noi abbiamo avuto a che fare negli ultimi anni con un certo pavonismo di maniera che ha molto insistito sul tema della scelta, mal interpretando le stesse suggestioni di Pavone riguardo appunto ai tormentosi, ai processi lenticolari sommersi di maturazione di quella che appunto noi chiamiamo scelta. Una scelta che ha nel succedersi degli avvenimenti dell'estate 43 il proprio catalizzatore, certo, ma che è il frutto di una maturazione nel tempo appunto di attitudine e di comportamenti. Perché quello che non va dimenticato, sembrerà forse banale ricordarlo, ma poi andandosi a leggere la letteratura in argomento forse non è così tanto banale, quello che non va dimenticato, dicevo, è che la scelta partigiana è intrinsecamente connessa alla condizione di guerra, cioè a quello che io definirei un fenomeno di politicizzazione dell'esperienza della guerra che le forme specifiche della partecipazione dell'Italia fascista al conflitto inducono negli italiani. E ricordiamo che unico tra tutti i paesi europei l'Italia è di fatto ininterrottamente in guerra dal 1935 al 1945. La guerra per l'Italia e gli italiani non inizia nel giugno 1940, ma la dimensione del conflitto nasce già alla metà degli anni 30 con la guerra d'Africa, poi la partecipazione alla guerra civile spagnola e poi l'Albania e dopo una breve parentesi l'attacco alla Francia. Questo per dire che non è possibile prescindere dalla dimensione bellica per restituire la varietà delle motivazioni e dei percorsi che conducono all'opzione per la guerra partigiana, che è in primo luogo l'opzione di una generazione, quella dei nati e o cresciuti durante il fascismo. E più efficacemente di altri è stato, io credo, Jaime Pintor, che spesso è citato, ma credo che vada ripreso e riletto con grande attenzione anche da questo punto di vista. È stato Jaime Pintor, dicevo, a trasmettere il senso di questa dimensione generazionale del rapporto tra guerra e presa di coscienza. Scrive Pintor nel suo diario: la presa di possesso del concreto sarà forse il segno della nostra generazione, un clima pieno di fantasie assurde, un'esperienza coronata da questa guerra paurosamente astratta, serviranno a darci un senso vigoroso e preciso del reale. La guerra, cioè, dice Pintor, obbliga alla presa di possesso del concreto, che io trovo un'espressione straordinariamente pregnante e incisiva, una presa di possesso del concreto di un'intera generazione, cioè appunto della generazione che è vissuta nel e del fascismo. Così noi tutti, e ancora Pintor, ci troviamo mescolati chi più chi meno nella vita contemporanea e disposti a coglierne i frutti. Questa posizione era però la più feconda. Essa segnava il superamento definitivo dell'antitesi fascismo-antifascismo e con lo scoppio della guerra ci poneva di fronte ad una prassi che istintivamente noi sentimmo più urgente e più ampia. Ecco, io credo che questo in fondo sia un autoritratto molto efficace e in presa diretta nel momento stesso in cui sta avvenendo
di quello che Quazza definiva l'antifascismo esistenziale prima ancora che politico, tante volte una definizione ripresa nella storiografia, tanto citato direi quanto poi scarsamente indagato nella sostanza dei percorsi individuali di quel periodo. L'antifascismo è quello esistenziale, è quello che si mostra in questa fase il più dinamico, l'ultimo in ordine di tempo, secondo la classificazione stessa di Pintor, dopo quello formale e astensionista, impotente dei liberali, e quello cospirativo dei fuoriusciti e in particolare dei comunisti. La guerra, in effetti, ancora due parole tratte da Pintor, ha distolto materialmente gli uomini dalle loro abitudini, li ha costretti a prendere atto con le mani e con gli occhi dei pericoli che minacciano i presupposti di ogni vita individuale, li ha persuasi che non c'è possibilità di salvezza nella neutralità e nell'isolamento. Nei più forti ha portato una massa di materiali grezzi, di nuovi dati su cui crescerà la nuova esperienza. Credo che per la maggior parte dei miei coetanei questo passaggio sia stato naturale. La corsa verso la politica è un fenomeno che ho constatato in molti dei migliori. Fenomeni di questo genere si riproducono ogni volta che la politica cessa di essere ordinaria amministrazione e impegna tutte le forze di una società per salvarla da una grave malattia e per rispondere a un estremo pericolo. Ecco, questo sentimento dell'impossibilità di salvezza della neutralità e dell'isolamento ha in fondo le stesse origini delle considerazioni di molti altri resistenti di queste generazioni. Pensate a Giacomo Miri che scrive agli amici della colpa rappresentata dall'abdicazione a favore di altri, in questo caso i fascisti, abdicazione appunto a favore dei fascisti della titolarità dell'azione politica, con il risultato che il fascismo è la guerra dei fascisti, il risultato proprio di quell'abdicazione, ha riscaraventato gli italiani nella vita politica. Ma pensate al motto di Giorgio Diena, per fare un altro esempio, l'azionista che scriveva tutti i politici con un punto esclamativo. O quello che scrive nel proprio diario Bruno Trentin, allora 17enne, che ha parole d'ammirazione per i segnali di risveglio del popolo italiano dal suo pesante sonno di incoscienza, come lo definisce. Un risveglio che sembra accomunare le esperienze degli italiani e dei francesi, quei francesi che lui conosceva bene per essere nato in Francia nell'esilio che era stato imposto al padre e alla famiglia. Il popolo ne ha abbastanza, scriveva nel suo diario a Trentin, di vecchie parole, di vecchie strutture e anche di vecchie porcherie. Il riferimento in questo caso era un riferimento polemico ai socialisti francesi e a quelli italiani. Diciamolo chiaramente, la stessa dottrina, riferita appunto ai socialisti, implica idee desuete, ormai logore, quelle stesse idee che reclamano non propriamente una politica d'azione, di intransigenza, ma al contrario qualche volta persino una politica di compromissione. Largo ai giovani, scrive Trentin, e non solo ai quadri giovani, ma alle idee giovani, alle dottrine giovani, largo a quelli che hanno saputo agire e che sapranno agire. Ecco, azione e intransigenza. E in questo binomio che prende corpo la militanza antifascista attiva di una generazione, ma è in questo binomio che si compendia anche il senso di non sopportabilità della situazione, cioè appunto gli effetti della guerra, il peso dell'occupazione tedesca, cioè quella presa di possesso del concreto di cui parla Pintor. E dunque il sentimento dell'impossibilità di sottrarsi alla chiamata del fare, a un'assunzione di responsabilità in prima persona. Azione e intransigenza, certo, ma anche solitudine e ribellione. La solitudine di chi deve da solo decidere da farsi, di chi si isola dalla fatica solitaria del scegliere, in primo luogo rifiutando l'imposizione dell'autorità, ma poi anche la ribellione che matura appunto nella solitudine in primo luogo, solitudine che corrisponde al vissuto di molti giovani che optano per la guerra partigiana e così facendo, come ha detto Gino, in questo caso un ex partigiano della Brigata Balilla genovese, i partigiani avevano violentato l'antifascismo, compreso buona parte di quello comunista che parlava di armi e non le aveva mai usate. Ecco, io credo che imbracciando le armi che questi giovani consumano una provocazione, radicalizzando e rinnovando gli schieramenti, ma
maturando appunto una decisione, quella delle armi, appunto, per lo più internamente a un tragitto tutto privato che solo in un secondo momento viene socializzato e condiviso. In questi sentimenti e queste esperienze sta il senso della decisione di impugnare le armi, per l'appunto, e io credo che il rilievo in sé della resistenza armata sia dato troppo spesso per scontato, oppure semplicemente posta come una forma di resistenza tra le altre, quando invece io sono convinto che sia prioritaria, almeno nella fase di impianto, e non per l'importanza in sé o per una prospettiva eroica sulla guerra, diciamo, perché certo ci vuole coraggio a fare la staffetta, opporsi anche senza armi, ma perché la resistenza armata è quella che pone in Italia le condizioni dello svilupparsi ed estendersi di altre forme di resistenza alla guerra. Ed è solo con la scelta delle armi che si possono legittimare anche le altre forme, mentre oggi io credo sotto la categoria di resistenza senza armi, di resistenza civile, ma poi sentiremo cosa ci dirà al riguardo il collega Pezzino, ma spesso sotto queste categorie si accomunano esperienze e processi sociali molto diversi tra loro, che non sempre hanno a che fare, a mio modo di vedere, direttamente con una definizione di resistenza, di sciopero, di ostruzionismo, la solidarietà e la protezione di settori della società come i prigionieri di guerra, gli ebrei, i perseguitati. Tutti fenomeni che andrebbero ricondotti ai contesti in cui maturano e prendono forma, distinti invece che accomunati, ma su questo chiudo la parentesi. Ma in quei sentimenti di cui abbiamo parlato, in quell'esperienza, sta anche il desiderio di rottura col passato che si manifesta nel 45, ed è per questo che vi ho parlato anche del 43, non perché ho sbagliato convegno naturalmente, ma perché credo che nel 43 già si intravedano gli elementi, e se noi non consideriamo quegli elementi fatichiamo poi a comprendere cosa accade nel 45. Quel desiderio di rottura col passato del 45 è lo specchio del bisogno di azione e transigenza di cui si parlava nel 43, della ribellione, dell'avventura che si esprime con la scelta della partigiana. E naturalmente stiamo parlando di quella scelta che non si consuma negli ultimi giorni di guerra. Anche questa ci sta, e in questa aspirazione alla rottura col passato ci sta anche la frustrazione che porterà poi molti rapidamente a staccare con la politica subito dopo la fine della guerra e altri a farlo poco dopo, certo molti dei partigiani combattenti a non raccontare per molto tempo la loro esperienza, e qui bisognerebbe riconsiderare quanto scriveva Pavone nel suo libro, anche su questo non sempre adeguatamente sviluppato, quanto scriveva anche la Manconi rispetto invece a un oblio e a una rimessa in discussione del rapporto con il passato da parte degli intellettuali italiani, ma su questo tornerò poi e chiuderò la relazione su questo. I due aspetti, impugnare le armi e aspirare alla soluzione di continuità, sono dunque strettamente intrecciati, legano appunto il 1943 e il rinnovarsi o il farsi della scelta nei mesi immediatamente successivi al 1945. Un luogo di verifica di questa prospettiva è la questione insurrezionale che tocca soprattutto il 45. L'insurrezione nella cultura dei partigiani italiani è un orizzonte comune in realtà a diverse esperienze delle resistenze europee, non è proprio della resistenza italiana, dove spesso però anche al termine insurrezione è stato attribuito anche un senso diverso da caso a caso. Il caso polacco ad esempio, ma anche quello norvegese in parte, prevede con l'idea dell'insurrezione di allestire e organizzare un esercito partigiano simile a un esercito regolare, un esercito che al momento opportuno sia in grado di sollevarsi, di insorgere per l'appunto, e in concomitanza con l'azione degli eserciti alleati liberare i territori occupati. Nel caso italiano, l'insurrezione, di cui badate bene si inizia a parlare già dall'autunno e inverno del 43, anche in riferimento spesso critico alle giornate di Napoli, e che poi vedrà intensificarsi la discussione nell'estate del 1944 in concomitanza con la mancata insurrezione di Roma e poi con l'estate partigiana, è una guerriglia estesa e permanente. Questa è l'insurrezione del modello italiano, è un'azione simultanea di tutte le formazioni. Azioni coordinate di brigate di montagna, di SAP, di guardie in città,
per colpire i tanti obiettivi militari, ma anche per difendere luoghi pubblici, quei luoghi dove andranno a insediarsi i nuovi poteri, e poi per difendere le strutture produttive, in primis le fabbriche, di cui anche l'idea dello sciopero insurrezionale. L'insurrezione in Italia è un momento politico e militare nello stesso momento. L'insurrezione contribuisce con le armi a vincere la guerra, certo, ma pone soprattutto le basi, almeno così si vorrebbe, per vincere la pace, per rimanere dentro lo schema Trentin, vincere la guerra e vincere la pace. Perché l'insurrezione è prevista nel 45, disegna una unificazione delle formazioni partigiane, tutte, di tutti i colori e di tutte le tipologie della guerriglia, in quello che più assomiglia ad un esercito partigiano, in quello cioè che più si approssima a prefigurare un esercito regolare altro e diverso da quello regio e fascista. E perché nell'insurrezione si intrecciano azione militare e azione politica di massa, conflitto sociale e lotta di liberazione nazionale, prefigurando appunto quella rottura con il passato profonda che si voleva consumare e che si riassume in cosa se non nel tentativo di dare vita a un nuovo modello di legittimazione del potere. Certo, bisognerà considerare che poi lo sviluppo nella realtà dei disegni insurrezionali non coincide o coincide solo in parte con le aspettative e le previsioni. E qui potremmo anche osservare incidentalmente che quando mai nella guerra e nella guerriglia i piani sulla carta coincidono con quanto poi avviene nella pratica? Come noto, molto raramente. La realtà cambia sempre le carte in tavola, quindi Genova insorgerà addirittura prima che arriva l'ordine di insurrezione, Torino fatica a realizzare l'unità delle formazioni partigiane, a Milano le brigate partigiane arrivano quando la città ormai è già liberata, ma io credo resta il senso del disegno insurrezionale, cioè una prospettiva praticabile di presa del potere comunque vincente. Una prospettiva, lo ripeto, che è insieme militare e politica, quello che è un segno distintivo della resistenza italiana nel quadro delle resistenze in Europa. Pensate a quello che accade ad esempio a Bologna, dove non viene pure qui una vera e propria insurrezione, ma significativamente però la resistenza assume il controllo della città, come peraltro verrà in moltissimi centri del nord Italia, presidia i luoghi del potere dell'organizzazione della vita urbana e addirittura il 21 aprile che cosa succede? Si consuma il municipio tra decine di partigiani armati, quello che io trovo quantomeno surreale, un passaggio di poteri addirittura tra il podestà fascista e il sindaco designato dal Comitato di Liberazione Nazionale, a segnalare, al di là della specificità bolognese, la legittimazione che la resistenza garantisce al nuovo potere. Un potere, questo sì, transitorio, conquistato sul campo, che si spera possa durare e condizionare gli equilibri post-bellici. E dappertutto, quando arrivano, gli alleati trovano situazioni in cui il controllo è stato appunto assunto da partigiani e comitati di liberazione nazionale. Poi, certo, tutto ciò si consuma in fretta e, vale la pena ricordarlo, solo in una parte minoritaria del paese, cioè a nord del Po, nemmeno qui omogeneamente, e certo in presenza degli alleati. Questo limiterà fortemente la funzione di rottura delle giornate d'aprile e connoterà in senso difensivo il modello insurrezionale italiano. E allora da questo punto di vista forse dovremmo anche riconsiderare, ma qui mi limito, come dire, a lanciare uno spunto che non posso approfondire, dicevo, in questa prospettiva forse andrebbero anche riconsiderati i depositi delle armi nascoste dai partigiani e non solo da quelli comunisti, fino agli episodi potenzialmente insurrezionali dell'attentato a Togliatti e poi alle piazze del 1960. Quanto pesa quel modello insurrezionale? A Genova, dove l'insurrezione c'è ed è efficiente e vittoriosa, un partigiano, Ezio, ha raccontato di un cannone di grosso calibro che riesce a fare sparare più punti della città, convincendo in questo modo alla resa dei reparti tedeschi che sono asserragliati in diverse postazioni difensive. Il suo è stato un racconto molto carico di tensione, ma anche un racconto di festa,
dove questo partigiano armeggia con arma pesante, i civili lo osservano sempre più numerosi, urlano, applaudono, salutano da più punti, corrono dove i tedeschi si arrendono per procurarsi la roba, un po' come era stato nell'assalto alle caserme italiane nel settembre del 1943. A quel punto a Genova tutti chiedono l'intervento del cannone, che trainato da un trattore pericolosamente si sposta in punti diversi della città, da Bolzaneto a San Pier d'Arena. Abbiamo agganciato e siamo partiti, qui leggo poche righe del racconto di questo Ezio, col trattore pieno di proiettili, polvere e fulminanti, un rischio enorme, la gente che faceva ala, applaudiva, ci buttava i fiori, un trionfo. Al campasso il trattore si è sganciato, io e Ramon seduti sul cannone che era attaccato al rovescio siamo finiti col timone in una farmacia. Una figura barbina, ma noi invece giù a ridere. Avevamo 20 anni, eravamo felici, ridevamo come matti e tutti ridevano con noi. Abbiamo riattaccato mentre tutti continuavano a ridere e applaudire, era una grande festa, la nostra, la loro. Per me quello è stato il momento centrale della liberazione. Ero il protagonista, toccava a me prendere le decisioni. Una situazione appagante ma anche drammatica. La gente intorno aspettava il finale, ma io avevo la preoccupazione che saltasse tutto. L'atmosfera era pesante, carica d'attesa, di paura. Poi di colpo, con la resa, dei tedeschi si intende, il clima è cambiato. Grida, applausi, abbracci. Tutte cose, però, che prendono significato solo dal dramma precedente. Ecco, questa è la fine della guerra. Una possibile fine della guerra, tra molte diverse forme e tempi di conclusione del conflitto. Forse una fine della guerra che più di altre, più di altrove, consente più facilmente al popolo che osserva la resa tedesca di rendersi conto e accettare che la guerra è finita definitivamente. E forse, sottolineo il forse, in questo è anche un modo possibile di attenuare e sopire gli istinti di vendetta che seguono la fine del conflitto. Istinti di vendetta che ci sono e anzi si rafforzeranno. Lo stesso partigiano che ha raccontato di questo cannone ha ricordato quelli che lui ha definito fatti gravissimi, terribili, non inevitabili. Gente dell'ultimo minuto che con un'arma in mano si era trovata nell'opportunità, e di nuovo Ezio che parla, di risolvere un conto personale che in quei frangenti ci riuscita. La liberazione è stato un bagno di sangue, non era stato possibile cogliere il frutto dei sacrifici che avevamo fatto. Gli anziani più dei giovani avevano fatto fatica a capire che era l'inizio di una nuova fase e non il regolamento di un vecchio conto. Sono gli aspetti inevitabili della guerra, l'odio che si accumula, la lotta per la sopravvivenza, la necessità di trovare comunque un colpevole di qualcosa di cui ognuno era un po' responsabile. Erano storie che risalivano alla vittoria del fascismo. Il primo pensiero di quelli che sono tornati a Bolzaneto dopo la liberazione è stato di andare a cercare tutti i fascisti che avevano tiranneggiato, i cattivi, i manganellatori, i distributori di olio di ricino, gente conosciuta da tutti con nome e cognome che poi sono stati trovati morti, tutti o quasi, nel canale davanti al cimitero. La puzza dei cadaveri era tale che si sentiva a distanza. Le violenze dunque ci sono, e del resto da tempo direi la storiografia ha fatto scavi al riguardo, dagli studi di Guido Kreinz, quelli di Massimo Storchi e altri studi di altri colleghi. Ma sono violenze che si svolgono in due tempi. Dapprima, tra la fine di aprile e la metà di maggio, colpiscono componenti dei corpi armati del fascismo repubblicano di Salò e soprattutto esponenti di spicco del collaborazionismo fascista. E, detto per inciso, al di là del titolo della mia relazione, tralascio il tema del collaborazionismo che ho visto oggetto di un'altra relazione per non appesantire, per non sovrappormi con i colleghi. Questa violenza è una violenza insurrezionale, che è direttamente collegata ad una guerra civile, a una guerra partigiana che, capiamo bene, non può finire con un colpo di fischietto. E ricordiamo che in alcuni casi molte testimonianze dei partigiani ci ricordano che gli alleati, informalmente alcuni, in alcuni casi ufficiali italiani, soprattutto inglesi, offrono tempo, non ufficialmente, ai comandi partigiani per regolare i conti. Questo forse anche in coerenza con quanto pensava Churchill, cioè che in Italia non andavano fatti processi ai criminali di guerra, si lasciavano
15 giorni di tempo in cui tutti coloro che erano considerati responsabili di reati venivano rapidamente passati per le armi dopo l'arresto, poi passerà la linea americana nei processi e questo non si farà. A ricordare quindi che il passaggio dalla guerra alla pace è complicato, difficile, contraddittorio, appunto non è un colpo di freno che può fermare una macchina in corsa da un secondo all'altro. Ma poi, nelle settimane successive, anche se poi via via scemando, vi sono altri episodi di violenza e di vendetta che colpiscono collaboratori e fascisti in senso ampio, quindi non solo uomini e donne del 43-45, ma uomini che hanno responsabilità o si è convinti che le abbiano a ritroso, quindi sino alle vendette che si consumano sul fascismo delle origini. Questa non è la violenza insurrezionale, questa è una violenza politica che ha luogo sotto il segno della vendetta della fase post-insurrezionale, che non è direttamente collegata alle ragioni della guerra civile, quanto io direi semmai alla storia del conflitto politico e sociale che è irrisolvibile fino a quel momento della storia d'Italia, che è fondato sulla illegittimità dell'avversario politico rappresentato come un nemico, ed è la fotografia di quello che era stato il conflitto politico e sociale del primo dopoguerra, il cosiddetto biennio rosso, quando, diciamo, terzo mondato, chi vince tutto, chi perde tutto. Quindi una fase, questa seconda delle violenze postbelliche, che si dispiega in un contesto di fluidità dei poteri, dove la vendetta è il segno distintivo della latitanza e dell'incertezza sull'atteggiamento proprio del pubblico potere, compreso ad esempio sull'epurazione, da quando si comincia cioè a dubitare che effettivamente vi possa essere quella drastica rottura col passato che ci si aspettava dal 45. Manca ancora una geografia della vendetta, se così la vogliamo definire. Pochi dati che abbiamo a disposizione sembrano però suggerire che vi sia una coincidenza o comunque una ampia sovrapposizione tra i luoghi della vendetta e le località di violenze fasciste e naziste, oltre anche con quelli che erano stati luoghi di intensità del conflitto politico-sociale del primo dopoguerra. Ma questa appunto è una cartografia della violenza nella storia italiana che è ancora tutta da fare. Avviandomi a concludere, da tutto ciò io direi emerge con evidenza, almeno io sono convinto di questo, che il 1945 è un momento che va studiato in sé, nelle sue specificità, la sua specificità di essere il momento di fine della guerra, quindi anche della varietà delle situazioni e dei contesti di quel 1945. Un momento di fine della guerra e di apertura di una fase che io non direi non è ancora la pace, è semmai una fase di non guerra. E credo che il 25 aprile, come data del calendario pubblico, sia nella retorica celebrativa, ma anche nella ricorrente polemica che ha attraversato tutta la storia d'Italia repubblicana nel festeggiare questa giornata, abbia oscurato che siamo ancora nelle settimane successive al 25 aprile episodi di scontri, di combattimenti che non sono solo le vendette. Pensate ad esempio a quella che è, credo, poi Paolo mi correggerà, l'ultima strage di civili che avviene il 3 di maggio, ma di esempi ne abbiamo molti altri. Esatto, mi conferma la regia che l'ho azzeccato. E dimentichiamo anche che tutto questo ha fatto passare in secondo piano alcuni fattori tipici della guerra, come il mercato nero, a volte il coprifuoco, le violenze di strada, che continuano ancora per mesi. Quindi appunto non ancora pace, piuttosto semmai non guerra. E non dimentichiamo che il territorio italiano, che è esploso nel 1943, frammentato e atomizzato in una molteplicità di situazioni territoriali che sono molto più complesse della frattura nord-sud e poi nord-centro-sud legata agli episodi della guerra, quel territorio tarda e tarderà ancora a unificarsi in un'esperienza condivisa a livello nazionale nel 1945, oltre a tacere, diciamo, perché non vede il tempo, di tutte le pressioni sui confini, in primo luogo quello orientale, ma non esclusivamente quello.
Quindi guerra e pace nel 45 non sono dimensioni nettamente separate e contrapposte. Per alcune settimane, se non mesi, sembrano avere dei confini permeabili, parzialmente sovrapporsi. Ed è letto dissolversi della condizione di guerra e a delinearsi del dopoguerra, se non ancora nel pieno dispiegarsi della pace, il ventaglio delle condizioni della scelta, degli atteggiamenti e degli schieramenti sembra che nel 1945 possa tornare ad ampliarsi dopo quella che era stata la strettoia dei 20 mesi precedenti, cioè del periodo 43-45. Il 45 è il momento in cui l'antifascismo, quell'antifascismo che era stato violentato dai partigiani, secondo l'espressione che vi citavo prima di quel partigiano genovese, è il momento, appunto, il 45, in cui l'antifascismo torna a farsi protagonista dopo la fase della guerra partigiana. Quella guerra partigiana in cui il protagonismo delle generazioni giovani, e la resistenza l'hanno fatta i giovani in Italia e in tutta Europa, anche gli studi recenti di De Morca, la sintesi sulla storia della resistenza francese, ha segnalato fortissimamente questo dato generazionale. Dopo questa fase, diciamo, nella guerra partigiana c'è un nuovo spazio alla selezione di una classe dirigente antifascista, che in gran parte è anche di lungo corso, che magari ha anche fatto la resistenza, spesso e volentieri, ma non ha avuto in essa il momento formativo centrale, la propria educazione politica e direi anche sentimentale, lasciatemelo dire. È una selezione che si manifesta nel passaggio dai CNN al sistema politico incardinato su partiti politici di massa e che avrà poi, questa selezione, la sua prima consacrazione nel triplice voto del 1946. Cioè si apre in questa fase la stagione del primato della politica, della discussione sull'alleanza, sulle caratteristiche del primato della democrazia, che è una storia diversa da quella del 43-45 e dalla storia del 45 stesso, anche se naturalmente è strettamente intrecciata a quella. Quindi nel 45 la guerra tarda a finire per gran parte degli italiani e la pace stenta ad affermarsi. Paradossalmente invece io direi la piena consapevolezza della fine della guerra sembra essere proprio dei partigiani, o almeno della maggioranza di loro, cioè delle generazioni più giovani che sono state protagoniste della resistenza e di coloro, lo ripeto, la cui scelta non è maturata nell'ultima fase della guerra. Per tutti era una storia finita, questo è un altro partigiano genovese, fino a 21 anni insieme e poi ognuno per la sua strada. Per lo stesso motivo, dopo la guerra, la gente si era messa a ballare e non la smetteva più. Ballavano dappertutto. La cosa principale era ballare. Noi, di fronte della gioventù, eravamo in difficoltà. Avevamo sognato una società nuova, ma non di ballerini. È stata davvero una liberazione, che bella. Voleva dire basta, niente più bombardamenti, dormire per tutta la notte, fine dell'oscuramento, poi finalmente fumare. Insomma, è la vita che riprende sopravvento. Ma quando l'euforia del ritorno alla vita lascerà poi il posto alle preoccupazioni del quotidiano, allora l'esperienza della guerra partigiana diventerà, per coloro che l'hanno fatta, il momento della felicità, della libertà autentica, verrà anche idealizzato, mitizzato, se volete, di quella che Moscioni Negri, che ha fatto resistenza sulla linea gotica nelle Marche, chiama la gioia per una vita diversa. Moscioni Negri era il tenente del sergente della neve, il tenente di rigore esterno. E quella felicità viene spesso contrapposta al dopoguerra, al ritorno al conformismo, alla continuità del potere, del compromesso, a tutto ciò che impediva al 1945 di essere davvero una rottura fino al fondo, come invece si era sperato tutti insieme, in banda. Si produce qui, io direi, una rimozione, ed era su questo che dicevo, avrei concluso quando richiamavo Pavone e Mangoni, si produce qui una rimozione dell'esperienza partigiana e, secondo il partigiano genovese che vi ho più volte citato, questo è un fenomeno che accade perché vi è un punto debole, che è la mancanza di una trama, come l'ha definita, cioè di una storia che desse senso alle storie individuali di cospirazione di guerra partigiana. In fondo quello che ci dice con la mancanza di una trama Ezio, questo partigiano genovese, io credo che sia un po'
come dire, che si senta nelle pagine, nelle righe che scriveva Lucio Bianchi Bandinelli, che nel primo numero di Società, proprio nel 1945, parlava di quei giovani che avevano fatto l'esperienza, i quali hanno, scrive Bandinelli, io credo, la sensazione che questo oggi non abbia avuto ieri, che sia tutto da ricominciare, cioè un oggi senza uno ieri. Quella appunto che Pavone, che citavo prima, ha definito la smobilitazione della società resistente, una smobilitazione che proprio che parte da allora, che parte proprio per molti versi dal 45 e che condurrà, io credo non senza più che fondati motivi, a elaborare, a coltivare l'immagine della Repubblica del Silenzio. La Repubblica del Silenzio è l'immagine di Sartre, la Repubblica di coloro che hanno fatto appunto la guerra, la resistenza, che hanno combattuto e che poi sono rientrati nella vita quotidiana. La Repubblica del Silenzio, cioè in fondo la società resistente di cui ci parla Pavone. Ed è lì forse che nasce quel sentimento che, con Gusto del Paradosso, proprio a Sartre poi farà affermare: mai siamo stati tanto liberi come sotto l'occupazione tedesca. Ogni pensiero giusto era una conquista, ogni parola diventava preziosa come una dichiarazione di principio, ogni nostro gesto aveva il peso di un impegno, e la scelta che ognuno faceva della propria vita e di lui stesso era autentica, poiché si faceva in presenza della morte, perché avrebbe sempre potuto esprimersi con la formula: piuttosto la morte che. Grazie.